estate 1946. L'Italia si sveglia dal torpore della guerra. 5.000 lire per un sorriso, diventa Miss Italia. Sguardi innocenti, corpi che si svelano. Nel 46 la Pampanini non vince, la giuria le preferisce un'altra, all'incoronazione arrivano i carabinieri. Il 47 è l'anno di Lucia Bosè, 15 anni appena, poi gira Lollobrigida, Silvana Mangano, Sofia Loren e per lei si inventa la fascia di Miss Eleganza. Salso Maggiore è sogno di provincia, come le leggende di Coppi e Bartali. La Miss è sempre la ragazza della porta accanto. Lacrime, sorrisi, abbracci, qualche fischio, ogni tanto una polemica. Nel 1967 c'è Tamara Baroni, esclusa perché sposata e poi accusata del tentato omicidio della moglie del suo amante. 20 anni dopo è la volta di Mirka Viola, che vince ma viene eliminata perché sposata con un figlio. Nel 1996 è il turno di Dani Mendez, prima Miss di colore. Lei avanza, la commissione vuole andar via. E poi ancora il 2007, con Loretta Goggi che strapazza in diretta Mike Buongiorno. Io contavo di entrare con te e salutare il pubblico insieme, non di arrivare dopo mezz'ora di spettacolo. Grazie a tutti, buonanotte. Per 41 anni la città di Miss Italia è Salso Maggiore, con l'audience che sale e scende e la bellezza che si trasforma. Le ragazze parlano, ammiccano, un po' bulle, mai grasse, ora si dice curvy. Il concorso si trasferisce prima a Montecatini, poi a Jesolo. Altra novità, dalla Rai la diretta si sposta sulla 7. Lei, la Miss, arriva quasi sempre dalla provincia. Stasera prenderò per la prima volta l'aereo, avviso a tutti. Andrà, è la prima volta che prendi l'aereo? Stasera andrò a Milano. Col tempo Miss Italia finisce su un calendario tutto suo, la prima è Francesca Chillemi, e si ricopre di tatuaggi. Eccola Giulia Arena, terzina dell'inferno sul petto, con buona pace della Boldrini, che dice che le Miss esibiscono solo un numerino. In 77 edizioni, 77 gambe di donna, qualcuna finisce nel dimenticatoio, qualcun'altra in Parlamento. L'ultima incoronata, Alice Sabatini, è bacchettata per un'uscita forse ingenua, di certo infelice. Vedere realmente la Seconda Guerra Mondiale, visto che i libri parlano pagine e pagine, la volevo vivere, però tanto sono donna, quindi il militare non l'avrei fatto, sarei stata a casa con la paura di... Oggi Patrizia Mirigliani, erede di Enzo, fondatore del concorso, vorrebbe in giuria Maria Elena Boschi, punto di riferimento, dice, di molte partecipanti. Loro, le ragazze, si preparano, sorridono e strizzano l'occhio ai 2550 diamanti della corona. Allora, mentre...